Ogni promessa è debito e ciò che scaturisce dal sopralluogo di questa mattina allo stadio Picco è di un velato ottimismo rispetto al fatto che lo Spezia possa disputare la prima gara di quest'anno nella sua casa naturale già per il derby con il Pisa. L'obiettivo è Spezia-Pisa, quindi il 7 ottobre. Realisticamente possiamo ipotizzare col Cosenza, ma stanno lavorando tutti giorno e notte proprio per far sì che prima possibile si possa giocare qua. I lavori stanno andando avanti velocemente, nonostante i problemi che sono verificati alla fondazione nel 1920 della tribuna, ma ora è stata fatta un nuovo tipo di fondazione, un nuovo tipo di accesso alla tribuna, e quindi lavoriamo tutti per far sì che i primi di ottobre sarà tutto pronto. Siamo tutti, diciamo, a lavorare perché avvenga col Pisa e sarebbe un risultato straordinario. Non è detto che col Pisa siano finite tutte le strutture, quindi il traguardo, diciamo, vero con strutture finite, anche una sorta di inaugurazione dei lavori fatti, penso che possa avvenire nella partita successiva, cioè quella col Cosenza. E stiamo facendo tutti gli sforzi possibili e immaginabili, le aziende stanno lavorando bene, al di là di un piccolo ritardo che si è accumulato per imprevisti che possono succedere quando si scava una struttura degli anni 20. Ci dispiace creare questo disagio ai tifosi e alla città, perché comunque Cesena sappiamo che non è agevole assolutamente come trasferta, ma cerchiamo di stringere i tempi e cercare di fare l'ultimo sforzo importante per arrivare al 7 di ottobre. Nel frattempo lo Spezia si sta muovendo affinché attraverso il contributo degli sponsor la società possa venire incontro ai tifosi affinché possano essere sostenuti economicamente nei viaggi a Cesena. Ci stiamo lavorando e contiamo in settimana di capire se possiamo comunicare qualcosa in questa direzione, ovviamente per le partite che riguarderanno il 23 e il 26 di settembre. È stato ribadito come la nuova tribuna sia soltanto la prima tranche del progetto di ammodernamento di un impianto inaugurato oltre 90 anni fa. Non mi dimentico evidentemente che poi invece nella prossima pausa del campionato faremo un altro regalo alla città, che è la copertura di questa splendida curva che, come dire, avevamo promesso da tempo con il Comune. Credo che sia un altro completamento significativo di qualcosa che ha dato un segnale di attenzione grosso da parte della Regione per questa città.